Buonasera a tutti e benvenuti. Iniziamo subito perché abbiamo tempi stretti, questo ci viene poco dalla disponibilità della sede, dovremmo necessariamente chiudere i nostri lavori entro le 8. Io intanto vi do il benvenuto, vi ringrazio per essere intervenuti a questo incontro che abbiamo proposto come sede, ovviamente nell'ambito del centro-sinistra, della coalizione di centro-sinistra. Vi faccio alcune considerazioni introduttive. Diciamo che c'è un approccio ideologico al tema delle rinnovabili, un approccio che è ideologicamente ostile da una parte, nel senso che vi sono delle posizioni che tendono ad escludere che la modernità possa prescindere dall'impiego delle fonti tradizionali di produzione energetica, quindi il petrolio, il carbone e quant'altro in sostanza. E c'è contemporaneamente un approccio ideologicamente favorevole alle rinnovabili, che considera le rinnovabili come la panacea di tutti i mali, lo strumento che consente di risolvere ogni e qualsiasi problema della modernità. Questo atteggiamento profondamente ideologico e manicheo non è l'atteggiamento di Sell, non è l'approccio di Sell al tema delle rinnovabili, non lo è neanche del centro-sinistra, che a difesa appunto si candida ad amministrare la città per i prossimi 5 anni, credo di poterlo dire al momento, perché si è ragionato molto su questo punto programmatico. Le energie rinnovabili sono un'occasione, una chance, e io credo che un territorio così sfibrato e devastato da un punto di vista economico e perciò culturale e sociale non possa assolutamente mancare in questo momento. Sono una chance irrinunciabile alla quale occorre guardare con estrema attenzione, con una capacità progettuale che è necessario mettere in campo già prima ovviamente dell'inizio di qualsiasi attività amministrativa, perché diciamo, non sono soltanto una risposta ad un problema ambientale che già sarebbe di per sé importantissimo, ma ripeto, non è un approccio ambientalista ideologico quello che si intende proporre alla vostra attenzione. Lo sono perché ogni qualvolta sono state sperimentate nelle comunità più virtuose come investimento e come scommessa, hanno determinato innanzitutto un vantaggio obiettivo, che è quello di potersi approvvigionare di energia ad un costo più vantaggioso per la comunità, ma hanno altresì determinato delle ricadute assolutamente positive nel territorio per quanto riguarda lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e per quanto riguarda ovviamente delle occasioni di lavoro e quindi delle occasioni occupazionali in un territorio come questo. Valori di questo genere sono da considerare assolutamente necessari. C'è un problema di approccio al tema ovviamente, ed è un approccio pragmatico quello che vorremmo proporre in questa sede, cioè interrogandoci su che cosa un ente locale e territoriale come il Comune di Lesias, che appunto ci candidiamo ad amministrare col centro-sinistra e con Emilio Gagliazzo, può fare per favorire un percorso di accesso e per favorire una scommessa su queste energie rinnovabili in un contesto generale che già depriva gli enti locali di moltissime possibilità, laddove si guardi semplicemente a quello che è il patto di stabilità. Questo è già un dato che non può essere trascurato, perché un bilancio, per come è concepito quest'oggi, con i vincoli che partisce quest'oggi, impedisce ad un ente locale di utilizzare le proprie risorse per un investimento diretto, che pur sarebbe necessario perché sarebbe linfa per le imprese e perché darebbe inevitabilmente una prospettiva di circolazione monetaria che in chiave keynesiana per noi sarebbe assolutamente auspicabile, in una direzione condivisibile, che appunto è quella di un investimento sul futuro, appunto, queste energie. Faccio un inciso, lo trovo necessario: in un territorio come il Sulcis Iglesiente il patto di stabilità vincola e perciò sottrae all'investimento per tutti i comuni che gravitano nella zona 120 milioni di euro l'anno, questo è il dato. Trovo che sia sensazionale, perché sono soldi nostri di cui non possiamo fare impiego con investimenti che darebbero linfa alle imprese che stanno boccheggiando in questo momento e con iniziative che potrebbero andare a beneficio delle famiglie che vivono momenti di estrema difficoltà. Quindi, per tornare al punto, cosa può fare un ente locale per favorire un percorso di questo genere? Può fare molto malgrado il patto di stabilità, perché c'è un quadro normativo articolato che parte, io direi, dal patto dei sindaci, tanto per fare il riferimento, e che è lo strumento che ha consentito di riportare a livello locale una funzione progettuale che, se fosse concepito a livello applicato, a livello centrale, non potrebbe consentire di favorire un meccanismo di rete fra i progetti di autosufficienza energetica delle diverse realtà locali. Questo è un aspetto su cui fermare obiettivamente l'attenzione, cioè
c'è uno strumento che attribuisce ai comuni e ai sindaci un potere di organizzare un percorso che favorisce un accesso a questo investimento, c'è un quadro di direttive europee che comunque facilitano l'accesso a un percorso progettuale che coinvolga non solo gli enti locali ma anche le imprese e i singoli cittadini, ovviamente. E c'è un percorso normativo anche regionale che comunque consente l'accesso a dei benefici, oltre alla possibilità di accedere ai finanziamenti BEI, la Banca Europea degli investimenti, che comunque permettono una realizzabilità pratica di questo genere di iniziative. In una prospettiva che è quella della democrazia partecipata, e quindi di una condivisione insieme ai cittadini degli obiettivi e dei percorsi che devono farsi per raggiungere quegli obiettivi, il centro-sinistra che sostiene Emilio Galeazzo ha ritenuto opportuno proporre questa iniziativa e questo incontro di riflessione per darci la possibilità di ragionare materialmente su che cosa possiamo fare, partendo ovviamente da alcune considerazioni. Ci confrontiamo ovviamente con il sindaco, il candidato sindaco del centro-sinistra di Iglesia, Emilio Galeazzo, con Bruno Daguanno, che è un ricercatore, si occupa nello specifico di fonti rinnovabili, lavora per il CRS4, con Fernando Codonesu, che lo dico con un appunto d'orgoglio, un amico e un sindaco di SEL di Villa Pozzo, che ha messo le mani su quel quadro normativo che sinteticamente io vi ho richiamato per elaborare un progetto pratico che sta andando a beneficio della comunità, e quindi sarà interessante per noi conoscere qualcosa di più di questa pratica positiva che ci verrà illustrata. E il tutto verrà moderato dalla sapiente figura di un concittadino illustre, un mio amico, sono legatissimo a lui, lo dico davvero con orgoglio, il giornalista scientifico Mauro Scambio. Prendo la parola e vi auguro buon lavoro. Grazie. Mi fa molto piacere essere qui, ma saranno loro a parlare di contenuti. Solo una premessa, abbiamo detto appunto, parliamo di rinnovabili, ovviamente in una platea di questo tipo tutti abbiamo il senso quasi così spontaneo di dire meglio avere le rinnovabili e meglio avere l'energia pulita, e questo non ha molti dubbi come considerazione. Quello che vogliamo fare in questo tempo che passiamo assieme sarà quello di dire che le rinnovabili sono buone non intrinsecamente, ma sono buone perché convengono, perché hanno una convenienza per il territorio, perché portano sviluppo. E in questi minuti che seguiranno cercheremo di vedere questo discorso da diversi punti di vista. Allora, io comincerei innanzitutto citando solo un paio di numeri per darvi anche un po' quella che è la misura di questo sviluppo che può trainare le rinnovabili. Allora, nel 2012, queste sono fonti di un dossier che è fatto da Legambiente, il gestore del GSE e Sogenia, quindi una fonte abbastanza obiettiva. Nel 2012 in Italia la produzione da energie rinnovabili è stata realizzata da 600.000 impianti distribuiti nel 98% dei comuni italiani, e hanno garantito il 28% dei consumi elettrici, parliamo praticamente di un terzo dei consumi. In Italia ci sono 2.400 comuni su 8.000, quindi quasi un terzo, che producono più energia di quanto non ne consumano. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che siamo entrati appunto in quella dimensione positiva per cui in realtà si raggiunge una sorta di autosufficienza. È evidente che questo numero poi va scorporato, perché un conto è parlare di un comune di 1.000 abitanti, un conto è parlare di un comune di 1 milione di abitanti, ma abbiamo visto anche che negli ultimi anni la cosa è cambiata, non sono solo più i piccolissimi comuni ma anche città di media grandezza riescono a sviluppare questo discorso dell'autosufficienza energetica, indipendente da grandi centrali elettriche. Allora, partendo da questi numeri, introduco appunto Bruno Daguanno. Un elemento che sicuramente ha favorito questo sviluppo sono stati gli incentivi, se ne è parlato a lungo. L'altro elemento, senza dubbio, fondamentale è stato il miglioramento dell'efficienza di questi impianti rinnovabili. Siamo partiti da qualche anno fa in cui erano degli oggetti da laboratorio, chi se lo impiantava in realtà aveva più un desiderio di costruirsi un qualcosa di originale. E invece adesso siamo arrivati a una filiera industriale consolidata
che si basa su una migliore efficienza. Cerchiamo di ricostruire cosa è successo da questo punto di vista. Parlo senza microfono, perché in caso mi alzo anche, seguiamo un po', in un tentativo di dare una risposta a queste domande, però lo farò poi, come voglio, comunque vada, diciamo in qualche maniera vi dovete considerare un esperto, però ovviamente non esistono esperti neutrali, non vi voglio nascondere questa definizione, perché tutti facciamo poi delle scelte, e le scelte coinvolgono noi e le collettività, noi stesse le collettività. Quindi lo scopo è semplicemente dare degli elementi conoscitivi, che poi i decisori politici, ma pure le organizzazioni territoriali, le organizzazioni di categoria, secondo me devono possedere poi per fare le proprie scelte, perché quando le scelte devono essere sempre consapevoli e informate, no? Poi si va, oramai dal dottore pure dobbiamo dare un consenso informato. Allora, per cercare di dare un po' una risposta, ma rapidamente, la prima cosa che vorrei fare, poi magari successivamente in un secondo giro parleremo, vorrei parlare di più proprio di casi, problemi specifici, di cosa sta accadendo qui in Sardegna su quel territorio. Voglio avere un po' l'idea soprattutto perché rinnovabile, cioè non è che diciamo sì alle rinnovabili abbiamo risolto tutto, cerchiamo di capire se così è vero, se in effetti così stanno le cose, ci possiamo bullare su questa visione. Allora la prima cosa che perché rinnovabile, una cosa è perché invece non l'abbiamo fatto fino adesso e ci siamo passati su. Possiamo calcolare le rinnovabili, ce n'è una grande quantità di energia. Vi basta che leggete da questa tabella soltanto due cose, una cosa che ti dirò. Da questa tabella basta che leggete questa dalla parte in rosso e vedete che la sorgente rinnovabile per eccellenza c'è da sole. E lì il sole, quando la quantità di sole che ci arriva sul nostro paese è 4 ordini di grandezza maggiore in termini di energia che ci arriva per anno. Di tutta l'energia che viene consumata nel mondo in un anno, 4 ordini di grandezza, stiamo facendo un moltiplicato, 4 ordini di grandezza. Quindi perché usiamo il fossile e non le rinnovabili se ce n'è così tanto? Poi se vedete qui questa tabella, di nuovo leggete soltanto la parte rossa, però se vedo il sole, se dico che c'entra la quantità di energia che ci arriva dal sole, scopre che poi tutte le altre forme di energia, sempre rinnovabili, che derivano dal sole, sono una quantità in effetti estremamente piccola. Già, se vedete, sono meno dell'1% tutte le altre fonti di energia, l'eolico, il geotermico, le maree, che pure derivano dal sole, sono rispetto alla quantità di energia, sono quantità infinitesime. Quindi c'è il sole. Perché allora non facciamo queste cose? Perché non utilizziamo estesamente il sole? Se volete un altro numero, cioè siamo soltanto la parte rossa, ma se lo comparo, se faccio un paragone con le riserve, chiamiamole esauribili, altrimenti i puristi si arrabbiano, ma come dici fossili, perché poi dice, beh, allora non stiamo parlando di nucleare, perché il nucleare non è una sorgente fossile, però una riserva energetica è esauribile anche quella, perché ci è stata data una volta per tutte, perché da terra ce n'è una quantità. E si vede che ad esempio semplicemente di un anno ci possiamo, tutto l'area che abbiamo sapere, ci possiamo attestare tanta energia corrispondente all'energia che dal sole arriva sui deserti semplicemente in 3 cicli.